comportare un sovraffaticamento di alcuni di loro e quindi necessario alterare periodi di rigenerazione a quelli di carico, onde permettere l'avvio del processo di recupero. Qui bisogna fare molta attenzione. Noi nel tempo, quando dico noi, parlo del Bosco, Vittori, Liro, che abbiamo operato tanto sotto questo aspetto, ma nasce da Viro. Viro dice l'arte dell'allenare, diceva l'arte dell'allenare consiste nel saper dare i giusti recuperi, proprio perché lui era uno studioso dell'attività ormonale, e noi ci siamo spostati sempre più verso questa forma di rigenerazione, verso l'allungamento dei tempi di rigenerazione, mentre prima noi facevamo 4 settimane, 3 settimane di lavoro e una di scarico, venivano chiamate, poi abbiamo cominciato a chiamare rigenerazione. Da parecchi anni, già da molti anni, io per esempio faccio 10 sedute di allenamento nel periodo invernale di carico in 5 giorni, cioè doppiano tutti e 5 giorni, dopodiché hanno il sabato e la domenica liberi, che è già un microciclo di rigenerazione, e vado avanti così per 3 settimane. Dopodiché non mi è sufficiente la settimana successiva per ottenere la supercompensazione. Ho visto che non mi basta mai, per cui ho allungato a 12-13 giorni addirittura. Nonostante la scelta della microrigenerazione interna produca degli effetti favorevoli. Questa è una cosa a cui bisogna fare attenzione. Chi patisce più di tutti è il sistema nervoso, è molto delicato. Anche nella forza, per esempio, io molto spesso la seduta di forza, lavorano molto sulla forza i miei, facciamo 3 sedute a settimana per gli estensori delle gambe, in cui sollevano, fanno dalle 95 alle 105 ripetizioni in questa seduta di forza, sollevando dai 12.000 ai 15.000 kg, va bene? Questa era una cosa che mi era stata contestata da Bosco. Io e Bosco vivevamo presso d'insieme, allenavo le figlie, e mi diceva: non è possibile, tu fai troppe ripetizioni, troppo lavoro, il sistema del posto non può reggere, eccetera, eccetera. Io dicevo: Carmelo, tu forse hai pure ragione, però io ti dico, ne sono certo, che la forza non mi si stabilizza e non si formalizza se io non utilizzo questo criterio. E questo perché? Perché io sono solito fare la forza in un periodo molto limitato, perché la forza è un inibitore di quelle che sono le azioni che vanno a interessare a me. La forza fa perdere viscosità, per cui il muscolo scorre più lentamente, va bene, fa fatica a scorrere velocemente, è quello che serve al velocista, essere completamente libero. Allora io ho sempre fatto questo, ho lavorato sulla forza 2 mesi, novembre e dicembre, molto con i carichi, con l'intensità che ho detto prima. Dopodiché facciamo un'attività indoor che se ne passa e porta gli altri 2 mesi, faccio un altro mese di forza, ma molto diversa da quella che ho fatto prima, perché è una forza che è molto più specifica, che si avvicina molto di più a quelli che sono gli aspetti relativi alla prestazione. Dopodiché io da aprile fino a ottobre non tocco più la forza, e mai un atleta ha perso un niente di capacità di forza. E quando i ragazzi mi dicono: ah prof, ma noi sentiamo che noi andiamo, sentiamo che la forza è scaduta, eccetera, eccetera, noi andiamo a fare i test e faccio un test di forza massimale, e loro fanno sempre il personale, cioè se la forza è costruita bene dura tanto tempo, bastano poche esercitazioni specifiche per mantenerla ai livelli che interessano. E soprattutto, come l'ho detto prima, è la dinamicità delle azioni specifiche quella che determina la forza specifica, e quindi il dinamismo dell'azione. Bene, quindi dicevo, Bosco mi diceva sempre di questo fatto, per cui io dissi: Carmelo, facciamo una ricerca. E io quell'anno ho sempre allenato tanti atleti, quell'anno allenavo 12 atleti, fummo molto fortunati, erano 6 uomini e 6 donne. Facciamo questa ricerca che io definii come lavoro massacrante, no? E era strutturata in questo modo la ricerca. Facevamo la mattina a riposo assoluto, appena svegli facevamo dei prelievi di sangue da cui ricavavamo gli ormoni. Poi rifacevamo gli ormoni quando venivano al campo alle 10 prima dell'inizio della seduta di forza,
Nella seduta di forza controllavamo tutto il lavoro meccanico attraverso le sincronizzate all'elettromiografia. Va bene? Finito il lavoro di forza, rifacevamo gli ormoni e facevamo anche una serie di test di forza dinamica. Allora, da questo che cosa è uscito fuori? È uscito fuori che la forza per unità di massa nell'uomo e nella donna non differisce assolutamente. È la stessa quantità di forza, quella che produce l'uomo rispetto alla donna. Nelle azioni dinamiche invece si evidenziava una grossa differenza. Va bene? E allora cominciamo a domandarci perché. Avevamo fatto proprio da anni prima delle ricerche che riguardavano proprio la percentuale di testosterone sui ragazzi in età prepuberale e puberale, e avevamo visto la grossa differenziazione tra l'uomo e la donna avviene in quel momento, lo vedremo dopo in una diapositiva, proprio quando l'uomo comincia a produrre il testosterone che la donna non ha, c'è questa grossa differenziazione. E da questo aspetto e con un grande aiuto di Viru, che ha riprodotto il tutto sui suoi topi, abbiamo formulato un nuovo concetto della funzione del testosterone, no? Perché il testosterone, agendo sulla pompa calcio, va a influire su quella che è la velocità d'accorciamento del muscolo. E la grossa differenza nell'azione dinamica sta proprio in questo, chiaro? Tra l'uomo e la donna. Questa pubblicazione ci è stata rimandata indietro per 3 anni, perché era talmente tanto rivoluzionaria, sono passati molti anni, di quello che era il concetto di testosterone, che ce la bocciavano sistematicamente, una volta perché non andava bene l'analisi fattoriale, un'altra volta non andava bene qualche altra cosa. Dopo 3 anni i giapponesi giunsero alla stessa, un gruppo di ricercatori giapponesi giunse alla stessa determinazione, definizione, e ce n'è stata data la paternità, cioè approvarono la ricerca, ce n'è stata data la paternità. Ecco, io adesso vorrei cercare di dare un supporto scientifico a un problema che è annoso, per sfatare questo pregiudizio tanto radicato per cui non è possibile utilizzare i sovraccarichi per lo sviluppo della forza se non in età avanzata. Io nei primi anni lavoravo con tanti atleti, 10, 15, 15, 20 atleti, anziché di età diversa, e mi ero accorto da subito, vedendo quelli che erano gli effetti degli allenamenti che facevamo, che era possibile ottenere dei grossi miglioramenti della forza anche in età giovanile, anzi, erano decisamente superiori a quelli che si ottenevano dopo. Alcuni anni fa poi fu chiamato da un esponente importante, un tecnico famoso del mondo del tennis in Spagna, che mi aveva sentito, che era interessato alla vibrazione, mi aveva sentito in un convegno internazionale relazionare su forza e vibrazione, un certo Geoffrey Porta, che altri non è colui che ha portato a essere numero uno al mondo Moya e Nadal, e poi è passato, ha lasciato perdere col settore assoluto e è passato ad allenare i giovani. Abbiamo cominciato a collaborare, ho lavorato con lui 3 anni, nello stesso tempo anche un tecnico italiano, il miglior tecnico italiano del mondo del tennis, aveva in mente di riportare un italiano tra i primi 10, mi chiese un aiuto per quello che riguardava la preparazione fisica. Sta di fatto che io ho avuto occasione di lavorare con un gruppo di ragazzi per 3 anni, sia in Spagna che in Italia, che andavano da 9 a 13 anni, e ho usato le metodologie che uso per i grandi, va bene, nello sviluppo della forza, e vi dico che è impressionante quello che succede, semplicemente impressionante. Era una cosa che io stesso stentavo a credere, non credevo che si potessero ottenere così tanti miglioramenti e così grossi miglioramenti in quella fascia di età, va bene? A monte di tutto questo però c'è un fatto molto importante, che ero io che dovevo frenare le azioni, e questo significa che tutto quello che si fa in quella fascia d'età, siccome c'è un'attività ormonale che è spaventosa in quel momento, e l'attività ormonale altro non fa che amplificare qualunque cosa, è una spugna il ragazzino che assorbe tutto, e l'attività ormonale amplifica notevolmente tutti gli effetti degli interventi che si fanno, e allora lì ci vuole una grossa conoscenza e consapevolezza da parte dell'allenatore, perché lì si rischia di fare danni, perché non esistono effettivamente limiti. Allora, quando si parla della forza dei giovani, ci si chiede sempre a che età è corretto iniziare. Per molto tempo si è creduto che in età prepuberale
questo non fosse possibile, ma ottenere dei miglioramenti della forza, perché gli incrementi si rilevavano solo da quando c'era un certo livello di testosterone. Io vado un po' in fretta qui. Studi basati sull'allenamento della forza nel senso moderno del termine cominciano agli anni 80 e 90, studi sistematici abbastanza importanti, e si mostrano che nei bambini il miglioramento prodotto dal suo allenamento si aggira tra il 14% e il 30%. Esistono molte evidenze specifiche che sottolineano quelle che sono le differenze nell'allenamento dei bambini rispetto agli adulti. Io qui ve ne porto una che è interessante, di Pfeiffer e Francis, nella quale è stato analizzato l'aumento percentuale, attenzione, l'aumento percentuale della forza del braccio e della gamba dopo un periodo di 9 settimane di allenamento in 3 gruppi di soggetti, in età prepubere, in età puberale e postpuberale. Va bene, come è facile vedere, gli incrementi maggiori sono stati ottenuti in età prepubere. Attenzione, questi sono incrementi percentuali, non assoluti, perché questo qui ha più forza di questo, sia ben chiaro. Va bene? Però gli incrementi percentuali sia nella gamba che sia nel braccio che nella gamba sono notevoli, decisamente più alti, tanto più giovani sono i ragazzi. E dato che non si riscontra ipertrofia nei più giovani, è evidente che il miglioramento deve essere attribuito ad un adattamento neuromuscolare, che era una cosa che prima non si sapeva o di cui non si teneva conto, cioè ad una migliore cooperazione tra sistema nervoso e muscolatura. E dato l'importanza che assume il sistema nervoso in questo processo, una stimolazione precoce diventa un mezzo importante per il suo sviluppo. Questa è una cosa molto bella. Steinman afferma che i ragazzi evitano di apprendere abilità motori perché manca loro la forza necessaria, cioè lui dice chiaramente che carenze nelle capacità di forza possono impedire l'apprendimento di una tecnica corretta, frenando così quello che è lo sviluppo della possibilità di movimento. Questo è un concetto molto molto importante, perché si rifà ad un errore sacrosanto che quasi tutti i tecnici svolgono. Quindi una forza adeguata diventa il presupposto fondamentale affinché sia possibile apprendere correttamente una tecnica sportiva. Quindi adesso è difficile capire perché nell'insegnamento scolastico e nell'educazione fisica, così come negli sport, i ragazzi debbano acquisire la forza necessaria per eseguire gli esercizi attraverso una serie di tentativi ripetuti e sbagliati. Perché la forza si fa acquisire per quel gesto specifico facendogli fare migliaia di ripetizioni di quell'esercizio, quando invece un allenamento finalizzato della forza renderebbe più semplice e meno traumatizzante, perché il ragazzino si traumatizza a sbagliare sempre, no? Io vedo che ci sono degli allenatori che gli fanno passare gli ostacoli 10.000 volte e questi ragazzi non hanno la forza per poterlo fare, quindi diventa un presupposto fondamentale. In più, nella struttura della prestazione esiste un rapporto molto stretto di interrelazione tra quella che è la forza e le altre capacità condizionali come la resistenza, la velocità e la tecnica. Nelle altre nazioni questo è stato studiato ed è stato ben definito. Qui in Inghilterra, negli Stati Uniti per esempio, l'American Academy of Pediatrics ha pubblicato una presa di posizione su questo tema che è stata rivista recentemente. Si consiglia di allenare la forza da 2 a 3 volte a settimana, qui stiamo parlando della scuola elementare, signori, per 20-30 minuti in unità di allenamento, facendo una serie di test per ciascun esercizio da 6 da 1 a 3 set, scusate, per ciascun esercizio da 6 a 15 ripetizioni. Questo si è visto che il carico adeguato a questo numero di ripetizioni è il metodo migliore per poter sviluppare la forza. Qui Wilmore e Costille, attenzione, non so gli ultimi arrivati, il carico deve essere aumentato quando il bambino è in grado di eseguire correttamente le 15 ripetizioni. Andiamo avanti, in Inghilterra ugualmente, dicono le stesse cose da 2 a 3 volte a settimana. In questa pubblicazione tutti i giovani sono riusciti a svolgere l'allenamento della forza minimo 2 volte alla settimana. Si afferma che l'allenamento della forza deve rappresentare la componente di un insegnamento dell'educazione fisica
e di un allenamento equilibrato. È stato accertato che lo sviluppo della forza, vabbè, questo l'abbiamo detto, non è necessariamente superato. Andiamo a vedere, molti autori hanno indagato su quali sono i possibili danni, no? Sia allo scheletro, alla muscolatura, al sistema cardiocircolatorio, oppure a quello che è il processo di maturazione, alla mobilità e alle funzioni motorie. E hanno dimostrato che l'allenamento della forza non provoca effetti negativi sui parametri indagati e che il rischio di lesioni o di danni legati all'allenamento della forza non è significativo. Indagini su bambini in età compresa fra i 6 e i 12 anni sottoposti a test di forza massima di una ripetizione non hanno mostrato trauma, Baird e altri che hanno osservato 543 alzate per carichi massimi in giovani sollevatori di peso non hanno trovato prove di traumi o lesioni. Parliamo di questa fascia di età, ormai tutta la lettura. Amille in numerosi studi ha confrontato, questo mi dispiace per voi, ma i rischi di infortuni e di traumi in giovani atleti praticanti sport diversi e vari tipi di allenamento. È risultato che il rischio di danni o lesioni nell'allenamento della forza per ogni 100 ore, attenzione, di pratica era dello 0,35% e dell'1,7% in quelli di sollevamenti massimali. In confronto nell'allenamento del calcio il rischio di infortuni era del 6,20% e nella pallacanestro dell'1,03% per un'ora di pratica, c'è un fattore 100 qui. Questo sta a significare che per un bambino è 1500 volte più rischioso giocare a calcio che svolgere un allenamento della forza, giocare a pallacanestro 800 volte più pericoloso che sollevare pesi. Io del vostro mondo devo dirvi, perdo un po' di tempo, ma non capisco una cosa, per esempio, no? Non capisco perché i bambini debbano essere fate giocare i bambini con le scarpine, no? Io ho visto in Africa, vado molto spesso a fare degli stage di allenamento in Africa, giocano tutti scarsi e acquisiscono una sensibilità raffinata. Il movimento parte dal piede, oltre ai danni che sono inevitabili, perché uno scarpino con i tacchetti a 5 anni, a 6 anni, non permettendo la rotazione del piede, va a generare delle forze a livello dell'articolazione del ginocchio e della corsa femorale paurose, paurose, no? Ma perché debbono essere maltrattati in questo modo? Scusate, datemi una giustificazione, io sono ben lieto di accettarla. Quando ho detto proprio la propriocettività, ma c'è un libro stupendo di un autore americano che parla proprio della funzionalità del piede. E di quello non ho dimenticato di portarvi una, la posso mandare a Stefano di portarvi un capitolo che parla proprio di questo aspetto, cioè tutte le azioni del calcio, no? Che poi, cioè, sono quelle che dovrebbero richiedere grande sensibilità, no? Equilibrio nei cambi di direzione, nelle cose, ma capite che stimolazione voi dareste se li faceste giocare su un terreno normale dove possono scivolare, dove debbono porre attenzione a questi aspetti, no? Che invece glieli fate superare attraverso un mezzo che può risultare traumatico. Io penso che sia traumatico. Nessuno controfatto? No, se continuate a fare mettere gli scarpini. Io come si fa? Non gli facciamo mettere gli scarpini? Non glieli fate mettere, certo, ma perché glieli fate mettere? Perché? Perché rappresentano, perché c'è solo un motivo secondo me, psicologico, no? Rappresentano un'emulazione di un giocatore. Ma che senso ha? Ma perché non giocano scalzo con le scarpe di gomma che gli permettono di rotare il piede, di andare in rotazione, di scivolare e quindi di andare a cercare quella sensibilità che affina i comportamenti? Perché? Sì. A supporto, io ho fatto una piccola indagine dove lavoro, dove ci sono giocatori molto forti, la costante che mi viene detta è che loro giocano sempre scarsi. Sto parlando di gente forte, sì. Ma io l'ho detto, vedo delle cose meravigliose, vado in Senegal, vedo delle cose incredibili. Questi tutto il giorno giocano, corrono, saltano. In Sudafrica fino a 13 anni nelle competizioni non gli è permesso usare le scarpe, sapete? Ma non solo nella corsa,
ma perché noi dobbiamo violentarli in questo modo? Ma non è soltanto che li violentiamo, ma perdiamo delle qualità, non gli permettiamo di sviluppare delle qualità. Oh, questo pure, qui è una provocazione che mi piacerebbe qualcuno di voi che ha provato, che ha esperienze diverse dalle mie, possa spiegarmi o possa contraddirmi, ma la provocazione nasce dal fatto che vorrei sapere, io qui riporto degli aspetti che sono del mio mondo, vorrei sapere se anche nel vostro mondo accade questo, no? Queste domande che io qui mi pongo sono frutto di uno studio che io ho fatto con un certo numero di allenatori, soprattutto i più giovani, che io ho contattato e a mie spese, non solo spese economiche, anche a spese fisiche, perché ho girato per l'Italia, ho cercato di metterli in grado, dandogli supporto, di operare correttamente. Dopodiché però sono andato a sentire i genitori degli atleti che questi allenavano, per sapere quello che erano i comportamenti dei ragazzi a casa, perché c'è un legame stretto, forte, perché la sensibilità del ragazzo è elevata e il ragazzo è in grado di capire già a 16 anni se l'allenamento non fa per lui, per cui non lo vive gioiosamente, non lo vive in forma corretta, soprattutto se si prefigge degli alti obiettivi. Va bene? Si rende perfettamente conto che è l'allenatore che opera in una forma sbagliata, io so perfettamente, voi siete fortunati perché nel mondo del calcio pagano, da noi non paga nessuno. So perfettamente che è difficile fare l'allenatore, perché io l'ho fatto per 40 anni a spese mie, ho speso un patrimonio, ho avuto la fortuna di aver guadagnato tanto quando avevo una società d'elettronica, facevo sviluppo hardware e software su microprocessori e me li sono goduti in questo modo, no? Però non è corretto, questo sia ben chiaro, l'ho fatto, è stata una tigna mia, ma non è corretto, io non ho mai preso una lira né da una società né da un atleta e tutte le gare a cui sono andato me le sono pagate a spese mie. Bene, quindi sono andato a parlare anche con i genitori di queste ragazze. Che succede? Io ho chiamato oscurantismo, no, ho chiamato evoluzione o oscurantismo, cioè ci sono dei concetti nel campo dello sport che si modificano troppo lentamente. Noi abbiamo un'inerzia talmente elevata che non riusciamo a seguire quello che è il mondo dell'evoluzione, l'evoluzione del pensiero, della tecnologia e anche delle nuove acquisite conoscenze. Tutto cambia ad una velocità assurda frutto dell'informatica, della globalizzazione e di tanto altro, e di pari passo si sono modificate anche le capacità operative e di utilizzo dell'individuo, così come molti processi legati alla conoscenza. Noi per esempio, io sono elettronico, l'ho imparato a usare, il mouse è nato con me, ma all'inizio mi spaventavo e ero abbastanza giovane, non è che avevo i 70 anni di adesso, anzi 71. Un bambino oggi nasce con una capacità di usufruire di queste nuove acquisite possibilità e non si spaventa come capitava a noi un tempo di fronte all'innovazione tecnologica, ma le cavalca e le domina. E date un cellulare in mano a un ragazzino o un computer, prima di nascere lo sa già usare, no? Quindi c'è un'evoluzione e fate bene attenzione, questa evoluzione è noto come si trasmette attraverso lo sperma, va bene? Per cui nel DNA dei figli già certe strutture vengono trasmesse, è per questo che i bambini sanno operare con questa facilità sui computer, su quella che è la nuova tecnologia, va bene? Allora, è vero che la neurofisiologia si modifica, non si modifica alla stessa velocità, va bene? Ha bisogno di molto più tempo per mutare, cioè i cambiamenti della fisiologia sono molto lenti. Però le conoscenze, frutto di ricerca, esperienza e sperimentazione ci hanno portato a scoprire nuove possibilità anche nel campo dell'allenamento. Conoscenze che purtroppo ancora oggi troppo vogliono continuare ad ignorare o fanno fatica a fare proprio anche in condizioni ottimali. Allora viene da domandarsi perché tutto questo avviene. E i perché che io mi pongo sono questi, perché si vuole rimanere ancorati a concetti ormai superati che non vogliono subire l'influenza delle nuove esperienze e conoscenze. Perché si parla ancora dell'impossibilità di utilizzare il sovraccarico per il sviluppo della forza nella giusta finestra di età? Attenzione, questo è grave, perché la forza non solo permette e costituisce la base per le future acquisizioni, ma è l'elemento che permette di
non avere, di diminuire i rischi di traumi. Perché si vuole continuare ad ignorare che il motore di un atleta, quello che gli permetterà di poter usufruire tutte le sue potenzialità in futuro, si forma nell'età giovanile? Perché si continua a blaterare che interventi giusti impediscono il corretto processo di crescita del giovane atleta, quando è noto che applicando metodologie fondate è possibile seguirne la crescita per tanti anni? Cioè, molta gente dice no, la forza non si può fare, quest'altro non si può fare, perché se no noi ce lo giochiamo tutto in quella fascia di età e dopo non abbiamo più strumenti per farli crescere. Qui entra in gioco un concetto fondamentale, che è quello di metodologia. La metodologia è quella scienza che permette che la serie di interventi che voi programmate permetta la crescita dell'individuo per 6 o 7 anni. O anche più, a seconda dell'età di partenza, è chiaro? E io vi dico che il nostro mondo è un mondo che è abbastanza povero da questo punto di vista, perché non è che abbiamo milioni di esercizi. Voi siete più fortunati nel calcio perché avete tante situazioni diverse, avete la tattica, avete la tecnica, avete situazioni di gioco, no? Che possono permettere molte variabili. Noi nel mondo della velocità, per esempio, abbiamo pochissimi elementi, pochissimi esercizi da poter modificare, per cui non è pensabile che questi esercizi non possano essere utilizzati nell'età giovanile, capite? E io sono solito dire che è il livello dell'atleta che poi definisce quella che è la qualità degli interventi, purché l'allenatore sia capace di intendere e di volere e di capire soprattutto dove vuol mirare. Perché non si vuole, non si è capace di vedere che un ragazzo che ha 16 anni, 17 anni, sprigiona testosterone da tutti i pori, ha bisogno di essere soddisfatto e accompagnato nell'espressione di questo suo momento di vita, per cui non lo si fa allenare? Da voi non succede, da noi sì. Pensate forse sia più interessante per prima stufarsi. Ed ancora, perché si vogliono frustare le aspettative di un ragazzo che è stato capace di conseguire gli obiettivi che spesso sono più reali e realizzabili di quelli definiti dal proprio tecnico, negandogli la possibilità di raggiungere risultati che gli permettano di soddisfare le proprie aspettative già da questa età, adducendo come scusa l'eventuale fallimento perché è andato a fare una gara di livello superiore ed ha perso? Ma questo è semplicemente ridicolo, no? Non è una carenza del tecnico che non sa supportarlo in quello che il ragazzo ha già capito, già conosce, cioè che per prima è l'età che definisce i livelli diversi di prestazione. È chiaro che se io mando un ragazzino di 17 anni che è un allievo a correre con gli assoluti, perde da un assoluto, no? Ma il ragazzino lo sa già, però mi fa un'esperienza se me la fa un campionato italiano, che a me torna utile, che è interessante e che costituisce uno stimolo grande. E perché non devo potermi usufruire? Allora la scusa è questa, dice, il fallimento. Quale fallimento, ragazzi? In questa ottica è determinante capire che non tutti saranno domani dei campioni e che interventi mirati e corretti nella giovane età non solo garantiscono una corretta crescita, ponendo le basi per l'utilizzo delle sue capacità future, ma possono permettergli di gratificarsi la partecipazione a manifestazioni di alto livello, cui solo i migliori, cioè quelli a cui la natura ha dato le qualità specifiche necessarie, perché in questa età è possibile costruire. Dopo, quando sono finite le spinte della crescita, chi ha i mezzi perché la natura gliela data va avanti, gli altri non vanno avanti, o perlomeno un buon allenamento può supplire fino ad un certo punto, va bene, ma devi essere fortunato che tu alleni bene il tuo, gli altri allenano male gli altri che hanno più qualità. Non si può infine dimenticare la mancanza di risultato. È una delle cause di possibili frustrazioni che possono influire sulla sfera psicologica anche in età adulta. Per poter trarre il maggior vantaggio possibile da qualunque attività bisogna portare l'attenzione sulle motivazioni. Questo è un aspetto fondamentale, ne dovete tener conto, che sono quelle che animano i comportamenti, stimolando tutti i processi possibili al raggiungimento del risultato. Vittori non parlava altro che di questo negli ultimi 10 anni, solo ed esclusivamente di questo, mai più parlato d'allenamento. Motivazioni che andrebbero adeguatamente supportate dall'allenatore, che ha un ruolo fondamentale, sinergico, in questa dinamica in cui entra in gioco anche la famiglia.
La crescita di un atleta ha bisogno di stimoli nuovi e sempre più eccitanti, per non cadere nell'abituale, non può vivere la ricostruzione del già fatto se si vuole che cambino gli schemi qualitativi verso forme superiori, perché il già fatto ha già dato i suoi effetti, i suoi frutti. Il tecnico educatore deve altresì essere capace di insegnare all'atleta a competere con se stesso dal primo all'ultimo giorno, per vedere realizzata la più grande sfida che un essere umano può compiere, cioè vincere contro se stesso. Il nostro, oltre a essere un compito arduo, per quanto appena solo accennato, è di grande responsabilità etica e morale che proferiamo sui figli degli altri. Non lo dimenticate mai, ragazzi, noi abbiamo una responsabilità grandissima, perché non è solo una responsabilità fisica, c'è anche un fatto morale, perché va a influire su quella che è la psiche e non sui nostri figli, sui quali molto probabilmente, o meglio certamente, utilizzeremo comportamenti diversi perché richiesti e evidenziati dai loro atteggiamenti di insoddisfazione e frustrazione in casa. Questo è quello che vi ho detto prima, questo lo salto, ve lo leggete, tanto la rete questa relazione. Quindi è evidente che la capacità adattamento è perseguibile, allenabile già nell'età infantile, che gli effetti positivi sulla capacità di prestazione produce sono estremamente importanti. I dati riferibili, le capacità di adattamento dell'organismo, i dati riferibili a questa problematica riguardano lo sviluppo corporeo del soggetto in crescita. Cerco di andare un po' più veloce su questa parte descrittiva, sulla formazione delle sue motricità, sul sistema cardiomuscolare e del suo metabolismo. I processi di adattamento della muscolatura scheletrica, scompresa la forza, hanno in questa età un andamento cronologico qualitativamente e quantitativamente diverso da soggetto a soggetto. Infatti i giovani atleti della stessa età cronologica, soprattutto nel periodo della pubertà, mostrano una grande differenziazione nella loro età di sviluppo biologico, con un range di variabilità che può essere anche di 3 o 4 anni. Quindi occorre considerare i presupposti chiaramente diversi e quindi anche gli interventi devono essere diversi. E è facile rendersi conto di quando il soggetto ha sviluppo normale, di quando è biologicamente accelerato, di quando è biologicamente ritardato. Già la peturia è uno dei sintomi che evidenziano questi aspetti. Sulla crescita ultrastrutturale del muscolo esercita un'importante azione gli ormoni che promuovono la differenziazione di tessuti. Questi ormoni iniziano, aumentano la loro attività reagendo sensibilmente alle sollecitazioni fisiche quando si entra nella pubertà. Questa è la ricerca di cui parlavo prima, che differenzia un contromovimento giante. Questi abbiamo fatto in una scuola, erano 1200 ragazzini e abbiamo visto questo andamento fino a 12 anni, 11-12 anni non c'è assolutamente differenza tra gli uomini e le donne, poi loro poverine sono destinate a rimanere meno efficaci in questa azione specifica. Le variazioni di forza sportiva perseguono quella che era la concentrazione plasmatica di testosterone, quindi, cioè qui avviene una cosa semplice, l'uomo produce testosterone, la donna no. Nella crescita del muscolo questo non produce nemmeno, vado avanti perché ci sono cose più importanti. Questo è interessante. Allora, un'attenzione deve essere alla dominanza delle fibre veloci, alla loro adattabilità funzionale e strutturale, cioè se da un punto di vista morfologico e strutturale non c'è differenza tra le fibre in funzione dell'età, c'è un andamento però che è molto significativo, cioè c'è nei primi anni di età, fino a 2 anni circa, c'è una grossa dominanza di fibre veloci, va bene? Un anno e mezzo, 2 anni. Questa è la percentuale delle fibre. C'è una grossa dominanza delle fibre veloci che mano a mano col passare degli anni fino a 6-7 anni diminuisce, non perché spariscono le fibre veloci ma perché c'è un proliferare delle fibre lente. Questo aspetto è dovuto, questo fatto è dovuto all'acquisizione della postura eretta da parte dell'individuo, no? La postura eretta sapete bene che richiede continui aggiustamenti, quindi il muscolo deve lavorare in continuazione per mantenere l'equilibrio, eccetera, eccetera, tutto quanto. Per cui che cosa fa? Va a sviluppare quelle fibre che sono capaci di resistere a questo tipo di lavoro, che durano nel tempo e che consumano poco. Quindi c'è un proliferare delle fibre lente
no? Che poi vengono ricompensate dopo i 10 anni fino a raggiungere il massimo livello intorno ai 25 anni. Ma la cosa interessante è questa, che un allenamento appropriato basato sulla frequenza dei movimenti e sulle resistenze contro le quali deve lavorare la muscolatura stimola la ritrasformazione di fibre lente in fibre veloci. Bene? Quindi un periodo di allenamento, un lungo periodo di allenamento intensivo con sovraccarichi stimola il controllo nervoso e la sintesi delle proteine miofibrillari, producendo una notevole ipertrofia soprattutto delle fibre veloci. Questo ve lo faccio leggere, lo leggete voi ragazzi, perché non faccio in tempo, voglio passare dopo agli esercizi veri e propri, cioè i muscoli a funzione statica si accorciano, quei dati si allungano, per cui bisogna fare attenzione a questi aspetti per il mantenimento della postura. Ne sono passato già? No, sì, da, un pochino più che altro, siccome abbiamo tempi limitati per la sala e avevamo concordato insieme al professore di fare la seconda parte. Un pochino diversa, giusto per tutti i metodi di allenamento si basano sull'impiego della forza volontaria, cioè sulla capacità dell'atleta di mobilizzare al massimo il proprio potenziale motorio, d'accordo? Questo sta a significare che maggiore è l'impegno volontario di forza durante il sollevamento, per esempio, di un sovraccarico, maggiore sarà la velocità con il quale esso sarà spostato, fino a quando, aumentando gradualmente il carico, il soggetto non sarà più in grado di sollevarlo. Va bene? Però dalla letteratura noi conosciamo degli aneddoti, possiamo chiamarli così, tipo quello della madre che solleva la macchina perché c'è sotto il figlio, lo sapete tutti, no? Sono verità, non è che sono... che ci fanno capire che in casi di necessità esistono delle capacità nascoste o di riserva, va bene? Che Holman ed Ettinger hanno classificato, analizzato e classificato per quanto riguarda l'aspetto nervoso e muscolare come segue. Dicono che le riserve utilizzate nei movimenti automatici ammontano al 15%. Le riserve fisiologiche, cioè quelle, questo 35% sono quelle che normalmente utilizziamo nelle attività giornaliere. Poi esistono delle riserve speciali caratterizzate da intensità e durata più elevata che ammontano al 35% e infine delle riserve automaticamente protette a cui si accede solo ed esclusivamente in casi di pericolo di vita. Io ho avuto un'esperienza in cui stavo per morire e mi sono accorto di avere delle capacità illimitate per quel momento, durano pochi secondi, non lo so, però questo succede. Allora, questo per dire che? Per dire che se noi vogliamo cercare una prestazione dobbiamo sicuramente andare a utilizzare queste riserve speciali che normalmente non utilizziamo, volontariamente non utilizziamo, ma dovremmo cercare di sconfinare per almeno per una percentuale che non so di quanto possa essere, diciamo un 10% anche su quelle automaticamente protette. Questo è possibile attraverso esercitazioni che vengono definite, che sono delle strategie, comprendono esercitazioni in cui uno stimolo meccanico esterno costringe il sistema nervoso centrale ad aumentare l'intensità della corrente di impulsi inviata alla periferia, cioè facendo uso di quella che è l'energia cinetica acquisita da un attrezzo e dal corpo mediante determinate esercitazioni, è possibile imbrogliare in qualche modo il sistema nervoso. Perché? Perché i tempi di reazione, no? E qui passiamo, quando parliamo di tempi di reazione parliamo dei tempi di inversione tra eccentrico e concentrico, sono abbastanza brevi per far sì che i sistemi inibitori, perché tutto quello che inibisce l'utilizzo di quelle, riserve protette, altro non sono che i sensori di cui noi siamo dotati, in particolar modo sulle articolazioni, va bene? Golgi, bacini, Meissner, eccetera, eccetera. Quelli sentono tensioni troppo elevate, pum, bloccano il sistema nervoso a mandare treni di impulsi, per cui scade questo aspetto. Allora, qui, attraverso questo aspetto e avvenendo
la stimolazione a livello midollare, il riflesso attivamento, i tempi di intervento del muscolo sono talmente brevi che i sistemi inibitori non fanno in tempo. E se voi ci lavorate con costanza, dai oggi, dai domani, dai oggi, dai domani, che cosa succede? Che il sistema nervoso impara quella via e automaticamente supera quella barriera di inibizione che è determinata dai livelli tensivi dei propri cettori. Un'altra dalla fisiologia neuromuscolare, un altro aspetto sono, è quello di utilizzare le trance, cioè dalla fisiologia dell'apparato sappiamo che ogni stimolo che aumenta l'intensità dell'attività muscolare, anche se di breve durata, lascia una memoria nel sistema nervoso. Queste tracce che durano per un determinato periodo di tempo dopo la sottensione e l'azione dello stimolo possono influire notevolmente sull'attività muscolare successiva, aumentandone l'effetto, cioè che significa? Io prima faccio un lavoro che è tonificante, e poi faccio un lavoro a più alta intensità, cioè con un carico più basso, e usufruisco di queste tracce o di queste memorie che sono rimaste nel sistema nervoso. Questo aspetto si è scoperto nelle gare di Decathlon, perché durante le gare di Decathlon gli atleti facevano, la maggior parte degli atleti faceva il suo personale nel salto in alto, e tutti quanti si domandavano perché, no? E alla fine, analizzando le gare, si è visto che la gara di salto in alto era successiva a quella del lancio del peso, no? Il lancio del peso altro non aveva fatto che lasciare questa memoria che nei primi 3 o 4 minuti è negativa, cioè non influisce su quella che è l'attività successiva, non ne aumenta l'effetto, dopo 4 minuti invece diventa positiva. Quindi un lavoro di breve durata con carico elevato, che è quello che avete visto prima, no? E poi lo fate seguire da un lavoro in cui è possibile utilizzare la maggiore eccitabilità al sistema nervoso prodotta da precedenti tensioni. Mi fermo qua. Oppure un'altra cosa. Allora, la contrazione laterale, cioè il lavoro fatto su un solo arto. Noi avevamo cominciato a utilizzare questo tipo di lavoro per valutare quelle che erano le dismetrie tra un arto e l'altro, va bene. Poi ci siamo accorti che su cariche equivalenti l'atleta si muoveva molto più velocemente. Abbiamo cominciato a indagare, abbiamo messo tempo perché ancora non esistevano delle evidenze. E abbiamo scoperto che sia la velocità che l'attività elettromiografica è molto più alta quando, più elevata quando si lavora su un arto che quando si lavora su due arti, perché esiste un processo di inibizione incrociata che va a limitarne l'utilizzo. Oltre a questo c'è un grosso vantaggio nel lavoro su un arto, no? Perché vi faccio vedere come si calcola il carico equivalente. Supponete che un soggetto che pesa 80 kg debba lavorare col 200% del peso corporeo, cioè su 160 kg, va bene? Che significa? Il soggetto sta lavorando, solleva 160 kg più gli 80 kg del proprio peso, che sono 240 kg su due arti, significa 120 kg su arco. Quindi il soggetto si dovrebbe mettere 160 kg sopra la schiena. Se lavora con un arto soltanto, per raggiungere 120 kg basta che ne aggiunge 40, perché gli 80 kg del suo peso corporeo rimangono. Chiaro? Quindi mette 40 kg invece di 160 kg, non solo mette 40 kg, ma la velocità di esecuzione è molto più elevata. Grazie.